Mattel presenta Masters, i dominatori dell'universo. Ciao Nigi amici, buonasera. Allora, oggi parliamo di nuovo di Masters of the Universe e vediamo un altro personaggio, questa volta un po' più vecchio. Dopo Re-Randor ho deciso di proporvi un altro dei miei personaggi in blister. Come vedete manca il fumetto, mi dovete scusare ma io li avevo rimossi per leggerli perché mi ero detto figurati se li do via ai Masters, e infatti li ho tenuti, anche se devo dire qualcuno alla fine l'avevo venduto in un momento di debolezza e volevo andare in Giappone, quindi ho venduto alcuni giocattoli stupidamente, anche se poi andare in Giappone è stato bellissimo, ci sono andato già 3 volte e quest'anno ci torno per la 4ª. Ma vabbè, sto divagando, scusate. Dicevo, mi scuso per il fumetto mancante, comunque ve lo faccio vedere in questa immagine. Questo era il fumetto contenuto con Cyclone. Questa qui è la confezione europea. Allora, vedete che come al solito i francesi avevano dato nomi diversi, non si sa perché tutti abbiamo rispettato i nomi Mattel tranne i francesi. Vabbè, lasciamo perdere. Questo era Cyclone, era uno dei buoni. In francese si chiamava Devastator, probabilmente si diceva così, Devastator. Brutiscrosi! Dunque, Cyclone aveva questa caratteristica, era un tornado vivente, un ciclone umano. Praticamente ruotava su se stesso e scazzottava da tutte le parti. Era un personaggio molto forte, molto particolare. Io mi ricordo benissimo quando uscì Cyclone, insieme a lui uscirono Mossman e Roboto. Ero molto felice perché questi personaggi venivano proposti come un trio, cosa poi ripetuta negli anni a seguire. C'era sempre un nuovo trio di eroi e un nuovo trio di cattivi, anche se poi vabbè, c'erano anche quelli dell'Orda, gli Uomini Serpente, eccetera eccetera. Questa cosa mi piaceva tantissimo, devo dire, ogni anno vedere 3 nuovi personaggi che spuntavano fuori dal nulla. Dunque, vedete, il blister è già stato aperto, vediamolo insieme, tiriamo fuori il personaggio. Come vedete io ho preso il fumetto ma non ho mai toccato il personaggio, vedete che ha ancora tutta la sua bella plastichina. Ok, quindi è la prima volta che lo tiro fuori. Dunque, come molti altri personaggi, Cyclone aveva una sola arma, in questo caso uno scudo molto bello, uno scudo nuovo, un nuovo scout, mai visto prima, che simulava queste onde d'aria, vedete? Lo scudo si poteva mettere sia a destra che a sinistra, sul polso, restava bloccato molto molto bene, era morbido al tatto. Ecco, devo dire, nonostante sia nuovo, il mio Cyclone è un po' loose. Purtroppo gli anni che passano fanno sempre male i giocattoli. Allora, il volto di Cyclone era molto simile a quello di He-Man. Credo che fosse stato preso, dipinto e modificato lievemente. Il casco era nuovo. Questa parte qui sopra si poteva togliere. Io la toglievo sempre da bambino, non so voi, vedete? Si poteva togliere, era gommosa. Adesso la rimettiamo. Erano gommosi anche gli anelli che aveva qui sui polsi e sugli stivali. Aveva la pelle gialla. La cintura era nuova. Vedete che c'era questo pianeta con un anello, una sorta di Saturno. E diciamo aveva 2 effetti speciali, 2 gimmick. E cioè questo adesivo, ecco qui si vedeva il radar che si muoveva, ora non so se attraverso la telecamera è percepibile. E poi l'altro effetto speciale era che grazie a questa rotella qui dietro potevamo muovere Cyclone in questa maniera, bastava sollevargli le braccia in questo modo, tenerlo ben saldo sulle gambe e farlo girare in questa maniera qui, e lui tirava tantissimi cazzotti alla velocità della luce. Tac 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 tac, voilà, eccoci qua. Ecco, il personaggio aveva delle parti nuove con un corpo abbastanza standard, diciamo così, proporzionato a quello di tutti gli altri.
Ecco, so che ad alcuni Cyclone non piace molto, forse era troppo strambo per essere un master, io invece l'ho sempre apprezzato molto e mi ricordo che me lo regalò mia mamma. Quell'anno riuscii ad avere tutti e tre i cattivi e tutti e tre i buoni nuovi, quindi Cyclone, Mossman e Roboto e poi Stinkor, Spycor e Too Bad. Ero veramente contento, mi piacevano tantissimo questi personaggi qui. Che altro vi posso dire? Guardiamo un po' la card, che non l'abbiamo ancora vista. Questa è la vignettina che troviamo nel retro della card. Qui abbiamo Cyclone che si gira di scatto, sorpreso da Skeletor. Scusate, il ventilatore fa caldo. Anzi no, non è stato il ventilatore, è stato Cyclone che ha fatto volare giù il blister. Dunque, c'è Battle Armor Skeletor che cerca di sorprendere Cyclone, ma non ce la fa perché lui è troppo rapido. Dunque, poi avevamo queste vignette che ci spiegavano come utilizzare Cyclone, come vi ho appena fatto vedere. Dai un colpetto alle sue braccia per farle alzare, gira la rotellina. Qui dice: così ruota a 360 gradi, velocemente gira il busto, guarda il radar. Ora, io non lo so quali trip vi facevate voi, ma quelli che mi facevo io erano notevoli. Allora, la mia teoria sul radar di Cyclone ve la vado a raccontare subito. Allora, la domanda è: per quale ragione Cyclone ha un radar sul petto? Lui di certo non lo può guardare, a cosa serve di preciso? Ecco, tenete presente che il concetto iniziale dei Masters doveva essere: su Eternia si scontrano le forze del bene e le forze del male. Entrambe le fazioni sono composte da campioni di tutte le razze, di tutti i mondi, di tutti i tempi. Ergo, la mia teoria su Cyclone è la seguente: lui era una sorta di guardiano del pianeta Eternia, ma non del pianeta sul pianeta, ma diciamo ai confini dello spazio. Lui era una sorta di personaggio, di guardiano fluttuante che rimaneva immobile per millenni fino a quando il suo radar captava una forza d'invasione che si avvicinava all'atmosfera di Eternia, e a quel punto lui si attivava e con la sua forza turbinante colpiva i nemici che arrivavano in volo. Questa è la mia teoria su di lui. Poi lasciamo stare che esistono biografie, fumetti e altre cose. Vi parlo semplicemente delle mie fantasie di bambino. E siccome i giocattoli noi li compriamo per giocarci e usare la nostra creatività, questa è la mia idea di Cyclone. E chi se ne frega dei canoni ufficiali, se permettete. Dico bene? Sono sicuro che tanti altri di voi si sono inventati chissà quali storie, magari che era un samurai, magari che era un esperto di karate, magari che era un robot, chi lo sa, ognuno di noi ci aveva le sue cose. Boh, ragazzi, con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima recensione di Masters, prometto di farne una molto a breve, magari di un veicolo. Ciao! Chi può vincermi? Io, He-Man! Il bene vince! Masters, il gioco più avventuroso dell'universo.